Ciao ragazzi, in questo nuovo podcast vi propongo di ascoltare un altro interrogatorio che riguarda il processo Mario Bo e altri. In particolare vi farò ascoltare la prima parte dell'interrogatorio fatto al collaboratore di giustizia Francesco Norato. Il presidente della corte era il giudice Francesco D'Arrigo. A fare le domande al collaboratore di giustizia è il pubblico ministero Gabriele Paci. L'udienza si è tenuta a Roma mercoledì 6 febbraio del 2019. Francesco Norato è nato a Palermo nel 1960, è stato combinato in Cosa Nostra nel 1980. Entrò a far parte della famiglia mafiosa di Partano Mondello. Il massimo grado che ha ricoperto in Cosa Nostra è stato quello di reggente della famiglia mafiosa di Partano Mondello. Francesco Norato era uno dei killer più feroci di Cosa Nostra e faceva parte del gruppo di fuoco della commissione. Dopo il suo pentimento si è accusato di numerosi omicidi, tra cui quello dell'ex sindaco di Palermo, Salvo Lima. In questa parte dell'interrogatorio, il collaboratore di giustizia parla di alcuni omicidi che ha commesso in Cosa Nostra tra gli anni 80 e inizio degli anni 90. Parla dei rapporti che ha avuto con la famiglia mafiosa di Resuttana, che era capitanata dalla famiglia mafiosa De Madonia. Poi racconta quello che sa riguardo della strage di Via D'Amelio, strage in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino e 5 uomini della scorta. Vi ricordo che la registrazione audio l'ho presa dal sito di Radio Radicale e fa parte dell'archivio storico di Radio Radicale. Vi auguro un buon ascolto. Va bene, grazie, non abbiamo altre domande. Andiamo a riprendere. Allora, lei ci dice il suo nome? Onorato Francesco, nato a Palermo nel 1960. Ha un difensore? Sì, è Torino Agati. È presente? Torino Agati, sono di Roma. Buongiorno. E la posizione processuale? 296, signor Presidente. Non 210. 197. Sì. Va bene, allora dovrebbe leggere quella dichiarazione di impegno. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla a quanto è a mia conoscenza. Bene. Prego, signor Pubblico Ministro. Grazie, Presidente. Posso rimanere seduto? Sì, certo. Per la consultazione degli atti. Allora, buonasera, signor Onorato. Buonasera, dottor. Ci si può mettere più vicino al microfono? Sì. Allora, dunque, cominciamo se può brevemente riferire della sua militanza in Cosa Nostra, dall'inizio sino al momento dell'arresto, in che famiglia e con quale ruolo? Sì, io sono stato affiliato alla famiglia di Partano Mondello all'epoca mandamento nel 1980. 78-79 già ero vicino al mandamento di Rosario Riccobono, che all'epoca era mandamento, e nell'80 sono stato ufficialmente affiliato alla al mandamento di Rosario Riccobono e sono stato nel 87, dopo la scomparsa di Rosario Riccobono il 30 novembre del 1982, nell'87 mi danno la carica di reggente della famiglia, che diventa famiglia Partano Mondello, non più mandamento, perché il mandamento diventa San Lorenzo Pippo Gambino, sì. E io vengo nominato reggente della famiglia di Partano Mondello sotto il mandamento di Pippo Gambino, e in quel momento sostituito da Salvatore Biondino. Mentre invece lei è reggente della famiglia di Partanna, e il rappresentante chi è? Il capomandamento in quel periodo Salvatore Biondino. Senta, a San Lorenzo. San Lorenzo è mandamento. Sì. Lei poi viene arrestato quando, dopo l'87?
No, io vengo arrestato nell'84. Sì, poi esco nell'87 e diventa reggente. E divento reggente per volere di Salvatore Reina e Salvatore Biondino. Senta, rimane in libertà fino a quando? Fino al mio arresto nel 93. Nel 93. Quando l'arrestano lei era libero, cioè era diciamo destinatario? Era latitante. Era latitante. Per che cosa, lo vuole ricordare? Era latitante per l'omicidio di Salvo Lima, e di cui sono stato esecutore materiale. Sono stato accusato da Gaspare Mutolo e altri collaboratori di giustizia come componente della cupola per quanto riguardava l'omicidio Lima, non come esecutore materiale. Sono andato in Cassazione con questa imputazione e vengo archiviato dall'omicidio e rimango in carcere solo con l'associazione. Con l'associazione. Perché in quel momento, quando io poi collaboro solo con, avendo imputato solo l'associazione mafiosa. Con l'associazione. Lei poi inizia a collaborare, scusi, onorato, quando? Inizio a collaborare dopo 3 anni, che sono stato arrestato nel 96, sì, che la mia posizione era solo di associazione mafiosa. E nel momento in cui collabora, quali altri fatti? Collaborando mi sono autoaccusato di tutti i delitti che avevo partecipato, fra cui anche il fallito attentato alla Daura, che sono stato condannato definitivamente dalla Cassazione di tutti i reati che mi sono accusato, Salvo Lima, Emanuele Piazza, anche altri omicidi di cui ne ho parlato, insomma. Vabbè. Facevo parte in quel periodo, quando venne arrestato, facevo parte del gruppo di fuoco della commissione. Senta, lei nel 92 quindi è libero, sì, e commette, ha detto, e partecipa all'omicidio Lima. Sì. Lei ricorda in quel periodo se c'erano altri progetti omicidiari? Sì, essendo io che facevo parte del gruppo di fuoco della commissione, assieme con Salvatore Biondino, Simone Scalici, Lucio Graziano, Salvatore Biondo il Lungo, Salvatore Biondo il Corto, anche Giuffre faceva parte di questo gruppo. Giuffre quale? Scusi. Antonino, capomandamento di Caccamo, sì, in quel periodo. Insomma, cioè la commissione, Gabbiano, sì, la commissione provinciale aveva dato ordine di commettere una serie di omicidi. Sì, fra cui l'omicidio Lima. Ci vuole quali? Sì, l'omicidio Lima, che io ero, a parte che ero reggente del territorio, ma non perché ero reggente, ma solo perché facevo parte del gruppo di fuoco. Così, perché ci vuole dare anche il perimetro, l'indicazione, diciamo, geografica, il mandamento di San Lorenzo e il territorio di Partanna corrispondono a quali quartieri? Sì, Partanna appartiene al Partanna Mondello, che riprende tutto il territorio della Daura, dove che è stato commesso pure il fallito attentato, Pallavicino, Zen, Sperracavallo, appartiene fino a Carini, Capaci, prende tutto il mandamento di San Lorenzo, sotto il comando di San Lorenzo. Quindi fino a Capaci? Fino a Carini, in quel periodo. Fino a Carini, sì, quel tempo. Va bene, senta, allora, oltre a Lima, quali erano? Oltre a Lima io avevo una lunga lista di portare a termine di omicidi. Noi, io, ma Salvatore Biondino, che era il capomandamento e anche il regista di tutti questi omicidi che si dovevano commettere, fra cui le strage di Falcone, di Borsellino, fra cui gli omicidi politici, Angeotti, Lima, Vizzini, Carlo Vizzini, Mannino. C'era un progetto pure di uccidere dottor La Barbera, di cui ho parlato quando ho collaborato. E adesso ci torniamo. Allora, questo è l'elenco, diciamo, che era stato elaborato
e che, di cui le parla il dottor Germanà. Io avevo pure incarico di uccidere Germanà, che poi non l'ho fatto io, ci sono andate la Luca Bagarella e i fratelli Graviano, perché in quel periodo si diceva che c'era nel territorio di Partanamondello Salvatore Contorno nascosto, insomma ci dividevamo i compiti anche con Bagarella, Graviano e altre persone. Senta, le chiedo, con riguardo all'omicidio Lima, è, se non erro, del marzo del 92, questo progetto che prevedeva l'uccisione del dottor La Barbera, parliamo di Arnaldo La Barbera, Arnaldo La Barbera, sì, sì, dirigente della squadra mobile di Palermo al tempo. Ci vuole dire quando le viene dato questo incarico e se è a conoscenza della ragione per cui il dottor La Barbera doveva essere ucciso? Io, allora, il dottor La Barbera doveva essere ucciso subito dopo, quando il dottor La Barbera aveva ucciso un rapinatore, due, non mi ricordo, a Palermo, un certo Mimmo Fasone, Fasola, non mi ricordo il cognome, era un rapinatore di Palermo, che aveva fatto una rapina dentro un salone mentre che c'era il dottor La Barbera che si stava facendo la barba, non so, comunque è stato ucciso questo rapinatore. Sì. E siccome in Cosa Nostra ci sono delle regole che nessuno si poteva permettere di sparare, neanche i poliziotti, i carabinieri, ma solo quelli di Cosa Nostra, e quindi quando succedeva un omicidio che qualcuno sparava, Cosa Nostra prendeva sempre metteva sempre delle regole e si metteva sempre il fatto che si doveva uccidere quella persona che si era permessa di sparare, e quello era La Barbera. Scusi, onorato, scusi, questo ragazzo che muore nel corso della rapina, di dove era? Era della via Montalbo, via Acquasanta, era vicino pure amico dei Galatolo. Era molto legato ai Galatolo. Quindi diciamo, scusi, aveva fatto galera. Prego, quindi l'interesse, diciamo, di vendicare il ragazzo morto non proveniva dal suo territorio, dalla sua, cioè, non era un'esigenza del territorio del mandamento di San Lorenzo. Perché... No, era un fatto dell'Acqua Santa, perché sia lui che l'altro rapinatore, che mi ricordo che era un certo Giovanni Pomo, non mi ricordo, insomma, erano di là dell'Acqua Santa, quindi dell'Acqua Santa, dove era rappresentante Vincenzo Galatolo, sotto il mandamento di Nino Madonia, Francesco Madonia, di De Suttana. Che al tempo però, ricorda, si erano arrestati o si erano detenuti almeno nel 92? Sì, erano nel 92, erano arrestate, sì. Quindi la reggenza del mandamento di De Suttana chi l'aveva a quel tempo, sa? No, dottore, ma l'omicidio, quando si parla di ammazzare La Barbera, la prima volta che sento parlare di ammazzare La Barbera era per quanto riguardava questo omicidio. E stiamo parlando, non mi ricordo, 85, 84, 86, non mi ricordo, comunque in quel periodo, 87, comunque siamo parecchi anni prima del 92, non mi ricordo il preciso quando è stato questo fatto che io sento parlare di questo omicidio, della, del rapinatore. Del rapinatore. Se, sì, si parla 86, 87, comunque in quel periodo. C'è chi voleva fare, è giusto che si doveva fare questo omicidio, i Galatolo volevano, invece tutto ad un tratto si accantonò questa situazione perché i Madonia e Totò Riina non lo volevano toccato. Ecco, c'era una ragione per questa... Sì, si salvò un po' perché ci furono... sia Totò Riina che Francesco Madonia, che stiamo parlando di due personaggi di cui comandavano quasi Cosa Nostra, di Madonia e Riina, assieme con Gambino, c'erano quelli che comandavano più la commissione e quelli che chiunque si scappellava davanti a loro.
Quindi si accantonò sta cosa di uccidere la Barbera. Scusi, Gambino quando viene arrestato? Gambino viene arrestato 86, 85, in questo periodo. Viene arrestato assieme con, mi ricordo che quando l'hanno arrestato assieme con il suo cognato Raffaele Gance. Raffaele Gance era capomandamento della Noce. Senta, onorato, scusi, ma lei è detto uomo d'onore della famiglia di Partanna Mondello, ma aveva contatti, diciamo, legami col territorio dell'Acqua Santa? Io sì. Volevo spiegare al tribunale. Ma io nasco all'Acqua Santa come famiglia, di mia famiglia, mio padre, mia madre, noi siamo dell'Acqua Santa, quindi, di via Montalbo. Io finisco a Partanna Mondello perché... per volere di Sario Riccobono e Salvatore Michalizzi, che era il sottocapo del mandamento in quel periodo, che comandavano Mezza Sicilia 78, stiamo parlando 78-79, si sono, diciamo, innamorati di me a livello, diciamo, come ragazzo di spessore, che magari ero uno che picchiava ma anche serio. Quindi poi, comunque lei ha mantenuto nel tempo questi legami con l'Acqua Santa? Sì, 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 io con l'Acqua Santa eravamo in buoni rapporti. Quando mi sono sposato sono stato invitato al mio matrimonio, Fontana, Galatolo, me le sono cresciute io. Abbiamo fatto omicidi assieme, abbiamo fatto la falletta a tentare la Laura, abbiamo fatto l'omicidio Lauricella, di cui sono stato condannato. Abbiamo fatto l'omicidio Bova assieme con i Galatolo. Allora, torniamo invece al discorso... Estorsione, tutto in collaborazione, sempre col mandamento di... Torniamo al discorso della Barbera. Lei dice non lo vogliono toccato perché? Perché poi vengo a sapere da Salvatore Biondino il fatto che la Barbera era un personaggio che interessava sia a Totò Riina che a Salvatore Biondino, a Pippo Gambino, insomma. E quindi da quel momento in poi vengo a sapere che era nelle mani del mandamento di Resuttana dei Madonia. Ma c'era una ragione specifica per cui questo contatto, questo legame, insomma, scaturiva da qualche fatto che per quanto a sua conoscenza, ovviamente, le chiedo se lei le viene spiegato, insomma, la ragione di questa vicinanza, se era una ragione, diciamo, pratica, concreta, se c'erano state degli accordi, se c'era, quali fosse, insomma, la ragione di questa confidenza da Salvatore Biondino e qualcuno dei Galatolo, che era una persona che interessava i Madonia, perché i Madonia si sono sempre vantati di avere queste amicizie sia con i servizi segreti, si vantavano che negli anni 70 avevano messo bombe per i servizi segreti, avevano fatto cortesie ai servizi segreti a loro, si scambiavano le cortesie di favore, questo era risaputo in Cosa Nostra, però io non ho approfondito, non era una cosa che mi interessava da ragazzo approfondire queste cose. Però il fatto che i Madonia si vantavano sempre, e l'ho detto dal primo giorno che ho collaborato, di 22 anni fa che ho collaborato, hanno avuto sempre questo vanto di avere amicizie con i servizi segreti e che avevano rapporti con Congiada, con la Barbera, con queste persone delle istituzioni. Io quando mi hanno spiccato il mandato di cattura, mi hanno fatto la custodia cautelare per Salvo Lima, è venuto uno dei Galatolo ad avvisarmi che la sera dovevano venire la DIA a prendermi perché Gaspare Mutolo mi aveva fatto il mio nome, quindi mi avevano messo nei 24 mandati di cattura assieme con Reina, Brusca. In che periodo siamo? Siamo nell'anno? Nel 92. Sì, in che periodo dell'anno lo ricorda? Ho saputo a ottobre, lo stesso giorno che la sera dovevano venire, mi hanno avvisato di pomeriggio, è venuto assieme con uno dei Galatolo, assieme con... mi hanno avvisato... Quindi lei diventa latitante a ottobre? Ottobre, giusto? 92, sì. 92. Senta, mentre poi invece verrà arrestato... l'ha già detto, ma per ricordarlo, poi viene arrestato, ha detto, l'anno dopo, nel 93. Sì. Allora, siamo rimasti a questo punto, che non vogliono toccato
la Barbera, in Maronia. Poi non ho toccato la Barbera per questo motivo, ma è stato perché... E adesso poi, vediamo alla ragione per cui cambia qualche cosa, evidentemente, perché le viene affidato questo compito. Poi nel 92 Salvatore Biondino mi dice invece che si deve ammazzare la Barbera, che vive in quel periodo alla Pella del Golfo. Io affitto... Che sta? A Terrasini. Ecco, vuole spiegare che cos'è la Terrasini? Terrasini è un residence, Pella del Golfo, sì. Come Città del Mare, tipo così, dove è abbastanza grande. Dove un complesso allora, ampio, dove ecco, allora... se lo vuole descrivere, anche perché così dà meglio l'idea per quello che poi dovrà dire dopo. Come era fatto, insomma, quanto era grande, cosa c'era dentro? Un residence si chiama Pella del Golfo, è sopra le rocce di Terrasini, fatto costruito con i bungalow, con gli appartamenti. Io ci ho alloggiato qualche mese per questa causa. Lei conosceva nessuno lì alla Pella del Golfo? Sì, c'era mio cugino che era direttore, vice direttore in quel periodo. Conoscevo Ponte, che era amico di Salvo Lima, quindi mi sono preso. Era di casa? Sì, mi sono preso. Ma io non sapevo però che la Barbera lì, quello me l'aveva detto Salvatore Biondino, che la Barbera alloggiava lì alla Pella del Golfo e che era intimo amico con il dottor Ponte, che era il proprietario, e anche con Salvo Lima. Questo... Scusi, il dottor Ponte era il proprietario era proprietario. Amico di Salvo Lima. Sì. E lui alloggiava lì perché erano in buoni rapporti, okay. Con il proprietario. Io sono stato un mese e mezzo lì a curarlo. Vengo a sapere lì che c'è Gaspare Mutolo che stava collaborando con il dottor Borsellino. Questo a ottobre? No, questo siamo a luglio. Lei a luglio, dopo la strage di perfetto, Falcone. Allora scusi, ci sono due informazioni che dobbiamo distinguere, perché sì. Lei ha detto nell'ottobre viene a sapere che Gaspare Mutolo... No, che c'è un ordine di custodia cautelare per lei. La custodia cautelare a ottobre perché mi aveva chiamato Mutolo. Il fatto che Mutolo aveva collaborato, lo so io in agosto, dopo la strage Borsellino, dopo la strage Falcone, mentre che io sono lì, e viene Simone Scalici assieme con Biondino e mi dicono Simone Scalici è scusi uomo d'onore della famiglia di Salvatore Lo Piccolo di Sperracavallo, sì. E mi dice dopo la strage, però dopo la strage Falcone, io sono lì che sto curando il dottor La Barbera, si progettava come ucciderlo o con un silenziatore attraverso i muri di recinzione della piscina che si affacciavano in piscina, che lui andava con una donna in piscina a rilassarsi quando lo venivano a lasciare quelli della mobile, oppure si era pensato pure con Biondino assieme con Ferrante, che era uomo d'onore della famiglia di San Lorenzo, di buttare un camion di sabbia nel tragitto e farlo saltare lì. Nel tragitto all'uscita della Pella del Golfo. Ho capito. Sì. Per Palermo, cioè prima di un tragitto che veniva percorso per andare in ufficio, insomma. Sì, il percorso che poi andava sì per Palermo. Senta, onorato, non le ho chiesto, quando Biondino affida questo compito a lei, lo affida anche ad altri uomini d'onore? Cioè, chi sono le persone coinvolte in questo progetto? Ma siamo sempre io, Giovanni Ferrante, Salvatore Biondo, noi eravamo quelli che insomma... quelli che eravamo sempre nel gruppo che abbiamo fatto l'omicidio Lima, Simone Scalici, Salvatore Biondo il Corto, Salvatore Biondino, quelli insomma quel periodo quelli che avevamo partecipato pure all'omicidio Lima. Quando comincia questa attività di osservazione e quanto dura? Dura io quando è stato prima di Borsellino, prima. Siamo nello stesso periodo, luglio, sì. Lei scusi, tanto per avere una data orientativa, il 19 luglio
Purtroppo un giorno che tutti ricordiamo. Sì. E lei dov'era il giorno? Io, il 19 luglio di domenica, ero alla Bella del Golfo. Ed era alla Bella del Golfo a fare che cosa? Sempre con mia moglie e i miei figli, sempre a curare dottor La Barbera che veniva. Quindi lo studio dei movimenti del dottor La Barbera. Sì. Quindi era già alla data della morte del dottor Borsellino e degli uomini della sua scorta, queste osservazioni, questa attività era già in atto. Sì. Dopo Borsellino si rinforza la scorta. Cioè il dottor La Barbera aveva una scorta? Sì. Veniva, però lo venivano a lasciare e se ne andavano. Non avevano, cioè che si stavano lì. Dopo la strage Borsellino e sono rimasti lì fissi. Infatti io ho detto a Salvatore, vedi che sono rimasti lì fissi, non lo lasciano più e se ne vanno. Vedi che rimangono lì, rimanevano davanti il portone, fissi, anche la sera, la notte. Quindi ora ho detto è un po' più difficile. E contemporaneamente poi c'era pure il fatto di altri progetti, di Vizzini, Mannino, Angeotti. Però lei si occupava di questo. Ora le voglio chiedere, c'è una cosa che ancora non abbiamo, cioè non ci ha risposto su questo, o meglio non c'è stato ancora il tempo di rispondere su questo punto, e cioè eravamo rimasti al fatto che i Madonia non volevano che si attaccasse il dottor La Barbera. Quindi lei ha conoscenza che cosa accade per arrivare al punto che viene dato il mandato per eseguire, progettare ed eseguire il suo omicidio? Ma accade perché lui, Salvatore Biondino, l'aveva messo nel mazzo assieme ad altri quelli che dovevano essere ammazzati, assieme con Lima, assieme, gli dava lo stesso motivo di cui era stato condannato a morte per quanto riguardava, che dice che aveva se n'era fregato di alcune cose che non aveva mantenuto, come i politici che avevano abbandonato la protezione di Cosa Nostra. Cioè lui, Salvatore Biondino, portava questi discorsi come se aveva un po' girato le spalle. Poi ci fu una volta che si doveva ammazzare, una volta non si doveva ammazzare, insomma. Poi, ma in quel periodo si doveva ammazzare, lei ha detto si doveva ammazzare poche persone, e purtroppo sappiamo che questo è avvenuto. Ecco, diciamo che rientrava in questa strategia? In questa strategia, sì. Le stesse motivazioni. Di attacco allo Stato, alle istituzioni. Sì. E quando dice aveva un po' girato le spalle, è in grado di indicare qualche comportamento? Sì, cosa aveva fatto, di che cosa si era mancato agli occhi degli uomini d'onore? Sì, come se non aveva mantenuto alcuni impegni, come gli stessi motivi che portava di Vizzini, di Mannino, di Angeotti, di Lima, come se non aveva mantenuto e non si era comportato bene. Quindi sì. l'avevano con tutti, Salvatore Reina li voleva ammazzare a tutti, per tutti quelli che non avevano mantenuto gli impegni. Ora le chiedo questo, ma per fortuna questo progetto non va in porto, c'è una ragione? No, poi siamo andati latitante, io sono andato latitante, c'è stato il fatto che il progetto c'era di uccidere a lui e agli altri, solo che poi sono successe. Sì, tanto per capire a che livello di concretezza era arrivato questo progetto, cioè lei era da tempo che stava nel residence e ne studiava i movimenti, erano già pronte le armi, cioè si era approntato già l'organizzazione logistica? Sì, si era parlato di farlo definitivamente con un silenziatore dietro i muri della piscina, che lui aveva questa abitudine. Poi dopo il fatto che aveva collaborato Gaspare Mutolo, io mi sentivo la polizia addosso, l'istituzione addosso, c'era stato insomma il suo fatto di Mutolo, il movimento di carabinieri che venivano alla Pella del Golfo. Mio cugino, poi una volta Onorato, che si chiamava di cognome come me, che era vice direttore, mi dice che sono venuti dei carabinieri a informarsi cosa io facesse lì.
tutto questo tempo, perché sono stato un mese e mezzo ad alloggiare alla Bella del Golfo. Quindi dico, la ragione per cui non va in porto è il fatto che lei poi c'era un po' di deve occuparsi di altro, insomma, deve pensare. C'erano acque calde, poi c'era pure anche altri omicidi da fare, c'era Vizzini, c'era Mannino, c'era insomma tutte quelle cose che... E quindi si cercavano di fare i bersagli un pochettino più facile, che la Barbera era un po' a rischio perché si era rinforzato la scorta dopo la strage di Borsellino, quindi c'era un po' più... Va bene, quindi non c'è una revoca, non viene portato a compimento per le ragioni che lei... Anche perché poi io vado latitante... Ha narrato. Sì, c'era il progetto Germanà che io dovevo partecipare, che lo dovevamo fare noi, io, Biondino, la stessa squadra, ma poi ci siamo divisi i compiti con Graviano, Bagarella, ecco... Avevo rubato io un fiorino per fare questo lavoro che si doveva ammazzare fare. Ammazzare il vallo, questo... L'ho consegnata a un uomo d'onore assieme con Giovanni Ferrante, non mi ricordo, mi sembra che gliel'abbiamo dato a Matteo Messina Denaro. Scusi, voi l'attentato Germanà dove lo dovevate fare? A Mazzara, noi dovevamo salire a Mazzara, avevamo già preso io un fiorino a uno che... No, mette... Scusi, questo particolare è importante, cioè l'idea di uccidere Germanà, cioè, per quello che lei, per quanto a sua conoscenza, quando viene indicato, quando viene questa indicazione? Ma sempre, in che momento dell'anno? Sempre in quell'estate. Sì, no, l'estate però è lunga. Onorato, se lei è in grado, ovviamente, di siamo dare... sempre dopo l'omicidio Lima, in quel periodo. Aspetti, l'omicidio Lima è a marzo. Primavera. L'attentato a Germanà è a settembre. Lei, allora... Primavera già se ne parla, io rubo poi più, dopo un periodo. Allora, scusi, sì. Per sempre cercando di avere come punti di riferimento purtroppo i fatti delittuosi che accadono in quel tempo e che quindi sono insomma almeno dei punti che possono registrare la memoria. Allora, l'attentato a Germanà è a settembre. Sì, ma noi... Ascolti. Sì. La strage di Falcone dei ragazzi della scorta e della dottoressa Morpillo è a maggio, Via D'Amelio è luglio. Le chiedo, lei riesce a incastonare l'inizio del progetto, la prima volta che lei sente... Siamo in primavera, subito dopo l'omicidio Lima, se ne parla pure di ammazzare Germanà, io dopo un periodo riesco a prendere questo fiorino che si doveva fare prima si doveva fare in una maniera che si apriva il fiorino da dietro e quindi sembrava un fiorino. Questo fiorino. Scusi, allora le faccio questa domanda, questo progetto, quando lei viene a conoscenza che c'è questo progetto, il dottore Germanà dove si trova? Cioè dove lavora? Si parla di Mazzara, si parla di che si deve fare a Mazzara. Vabbè, e quindi stiamo parlando primavera, estate, ma e questo ci fa capire, sì. Ci fa capire. Si deve portare a Mazzara questo fiorino assieme con. Scusi, con tanto quelli... per capire, e così chiudiamo qua. In quanto tempo rispetto all'attentato al dottor Germanà? Cioè lei ha detto che partecipa e poi diciamo la cosa viene fatta da un altro gruppo. Sì, ma il fiorino lo prendo io, poi loro non lo hanno usato, perché a parte Mondello il fiorino che serviva per Germanà lo prendo io assieme con Giovanni Cosimano, uno che vendeva frutta lì. Ma lei è in grado di dire quanto tempo prima ciò avviene rispetto all'attentato che poi subisce il dottor Germanà? Ma 15 giorni, ho capito. 15 giorni stiamo parlando prima, perché se voi fate l'indagine di questo fiorino, l'abbiamo preso a parte a Mondello e quindi sarà una settimana, 15 giorni, una cosa, 20 giorni. Siamo lì, perché poi invece Biondino mi dice che non ci andiamo più noi, ma se ne stanno occupando i Graviano assieme con Bagarella e Cotta. Lei lo sa il motivo per cui doveva essere ucciso il dottor Germanà? No, questo non mi ricordo... se me l'ha detto Biondino oppure no, non mi ricordo.
Senta, torniamo, allora adesso chiudiamo il capitolo che riguarda il dottor Germanà e ritorniamo un attimo al dottor Labarbera. Mi ricordo che dava fastidio, ma non mi ricordo il motivo proprio preciso. Va bene, allora senta, tornando al discorso della Barbera, lei ha detto me ne occupo fino a quando me ne posso occupare e poi vado latitante e la questione non me ne occupo più. Sì. Sente successivamente... Poi parlare del dottor Labarbera, ci sono anche altri momenti in cui questo nome ritorna? Io quando vengo arrestato nel 93 in carcere con Pino Cavatolo si parlava con qualche altro uomo d'onore, con Giovanni Leone, della famiglia di Mazzara del Vallo. Parliamo di questa situazione della Barbera, che c'era stato un braccio di ferro fra gli uomini di Cosa Nostra, dalla commissione, c'è chi diceva sì, chi diceva no, e poteva servire, non poteva servire, non serve più, queste cose di qua. Intanto poi, quando poi, messo il 95-96, con l'Abora Scarantino, abbiamo commentato... Andiamo... dentro. Lei nel 95-96 questi commenti dove li fa e con chi? Io sono con Pino Cavatolo nella sezione del Luciardone, alla seconda sezione di alta sorveglianza, assieme con Giovanni Leone, della famiglia di Mariana Gate, c'erano altri uomini d'onore, e diciamo che... Cavatolo che ruolo ha? Chi è e che ruolo ha? Cavatolo Giuseppe era consigliere della famiglia dell'Acqua Santa, il fratello rappresentante Enzo Cavatolo, e lui consigliere... Il fratello rappresentante si chiamava? Vincenzo Cavatolo. Si chiama Vincenzo Cavatolo. Invece lui si chiamava Giuseppe Cavatolo. Detto Pino Cavatolo Buiceddu. Un soprannome che lo chiamava. Quindi era con lei a Luciardone? Era con noi a Luciardone, nella stessa stanza siamo stati, assieme con Giovanni Leone, c'era pure altri uomini d'onore, non mi ricordo, comunque. Sì, il discorso su Scarantino piega sulla Barbera poi? Ma sì, si ricade sulla Barbera per quanto riguardava l'indagine che stava facendo e ci siamo messi pure a ridere dicendo che il dottor La Barbera, arrivando al suo punto, si stava comportando bene, che aveva cornature, si è stata questa battuta, diciamo. Stava comportando bene perché? Si stava comportando bene perché aveva i cornature, perché stava indirizzando la strage di Borsellino in un'altra strada dove che noi sapevamo benissimo che la strage era stata fatta da noi, di Cosa Nostra. Quindi ho visto io sul ragazzo, che era un ragazzo che io conoscevo di vista. Ecco, lei lo conosceva? Mezzo giocato, ladro. Ma lei l'aveva visto? Non c'entrava niente con Cosa Nostra, perciò ci siamo messi a ridere. L'aveva visto dove? Ma io lo conoscevo di fuori, ma neanche lo salutavo, perché era un ragazzo un po' sporco, drogato. Ma in che occasione? Cioè, lei è di San Lorenzo, quindi... Andavo pure alla... Io conoscevo il suo parente, Don Lucio Profeta, come uomo d'onore. E andavo alla Guadagna certe volte. Ma scusi, Profeta li aveva mai presentati? No. Sapevo che era parente suo, ma non... Ma neanche mi conosce a me Scarantino, io lo conoscevo di vista. Noi conoscevamo di vista a tutti, tenevamo tutti sotto osservazione, ladri, rapinatori, spacciatori, ma non sapevano i rapinatori, i ladri, chi eravamo noi. Lei ha mai chiesto a Profeta se Scarantino era una persona che comunque sia, essendo suo parente, poteva servire, era stato organizzato? No, lo conoscevo di vista e basta. Come conoscevo tanti ragazzi della Guadagna, i Lucera, che erano rapinatori, ma quasi tutti i rapinatori, spacciatori, cose, noi le tenevamo sempre sotto controllo, per avere sempre un totale controllo del territorio, anche se erano fuori dal nostro territorio. Quindi lei commenta con Pino Cavatolo e con Enzo Leone... Giovanni Leone, uomo d'onore della famiglia, sei intimo con Pippo Gambino, che erano stati di Mazzara del Vallo. Sì, di Mazzara del Vallo. E quindi commenta il fatto, vede in televisione, cioè rivede Scarantino in televisione come, diciamo, sì, l'uomo, diciamo, che è il perno dell'indagine su Via D'Amelio.
Sì, si rideva su questa cosa perché avevano arrestato 5, 6, 7 poveracci che non c'entravano niente. Senta, scusi, lei dice che commenta questo passaggio su Scarantino con Pino Galato. Sì, ricorda sì. Se è con Leone, con Giovanni Leone. Sì, sì, era pure Giovanni Leone in quel periodo. Ricorda se... E non mi ricordo se c'era pure qualche altro, perché parlando mi ricordo pure che... che c'erano pure altri uomini d'onore sempre lei in quel periodo è stato mai tradotto presso il palazzo Totuccio Graziano c'era pure sì Totuccio Graziano della famiglia di Sparracavallo di Dolciolo Piccolo che era consigliere della famiglia. In quel periodo è stato mai tradotto presso il palazzo di giustizia? Sì. Ricorda se ha avuto contatti con altri uomini d'onore? Io mi incontravo con Nino Madonia, mi incontravo con Enzo Galatolo. Ecco, ripeto, con questi ultimi ha avuto modo di scambiare informazioni, impressioni su si parlava Scarantino. Perché la confidenza che eravamo noi, eravamo in buoni rapporti, si parlava di questi argomenti, anche con Nino Madonia nel cellulare, una volta ci hanno portato in tribunale e si parlava pure di questo. Io ho viaggiato assieme con loro, che loro andavano all'Asinare, io ero assegnato nel carcere di Cagliari assieme con Giovanni Pollarà, sì. Con Nino Madonia. Senta, ma lei si è interessato, insomma, al di là del fatto che Scarantino c'era queste informazioni che provenivano dalla televisione. Lei ha detto che, diciamo, c'era quasi una revisione del giudizio sulla Barbera perché indirizzava le indagini verso soggetti estranei a Cosa Nostra. Sì, ho capito questo. Era un'ammirazione che si faceva. Ora, lei ha detto che conosce Profeta. Sì. Ecco, le risulta che Profeta fosse coinvolto in questa... No. Lei non sa se il Profeta è stato arrestato per la strage di Via D'Amelio? No, che lui fosse stato arrestato oppure che era partecipe, io non lo posso dire perché anche quando si organizzava un attentato... No, dico se dai giornali, se dalle comunicazioni, dalle notizie stampa, no, lei non si è mai interessato no, per no. vedere chi... Perché, no, perché lei dice la Barbera, diciamo, porta le indagini fuori Cosa Nostra, ma... ha mai verificato chi erano gli uomini, le persone che vennero arrestate sulla base delle dichiarazioni di Scarantino? Sì, io vedevo questi ragazzi che si chiamavano il fratello di Scotto, che non, cioè io il fratello di Scotto, cioè io lo conosco. Scotto Gaetano. Gaetano Scotto lo conosco, uomo d'onore dell'Arenella, persona di azione, persona di grande spessore in Cosa Nostra, Gaetano Scotto. A suo fratello Pietro lo conosco pure. Lo vedevo da Armando Bonanno, uomo d'onore della famiglia di Resottana all'epoca capo sì. Mandamento. No, allontanato, questo volevamo capire, siccome vengono arrestati uomini d'onore innocenti o meno, ma vengono arrestati, voglio sapere, quando lei dice che il giudizio, parlando con altri uomini d'onore, il giudizio sulla Barbera viene rivisto perché le indagini stanno andando in una direzione favorevole a Cosa Nostra, volevo capire se intende... A quale Cosa Nostra? Cioè, se a Cosa Nostra o ad alcuni mandamenti di Cosa Nostra? No, a favore di Salvatore Biondino, dei Madonia, a favore di questi personaggi. Quindi, voglio dire, quello che capta di lei... Cosa Nostra pure. Prego? Anche di Cosa Nostra, tutta Cosa Nostra, perché queste persone con Cosa Nostra a me non mi sono state mai presentate, io di vista sapevo che erano ladri, che erano... rapinatore, spacciatore. Scotto Gaetano era un ladro rapinatore? No, Scotto Gaetano no, io parlo di Scarantino, Orofino, quelli insomma che erano imputati, alcuni imputati di là. Allora, la cosa che io, vabbè, lei... Scotto Gaetano è una persona di grande... Eppure viene arrestato per le dichiarazioni di Scarantino. Sì, Scotto Gaetano, sì, però... per capire... Sì. Lei parlando, abbiamo capito che lei forse non si interessa molto allo sviluppo di queste indagini, ma lei parlando con Madonia, parlando con i Galatolo, Enzo, parlando sì, con sì. Leone, questi erano ben disposti nei confronti della Barbera perché? Ecco, vorrei capire che cosa sente, che cosa, i discorsi che fanno.
al di là no, del... perché stava coprendo altre persone, che stava facendo un bel lavoro, che si parlava di questo, che... anche se c'era Gaetano Scotto, anche se c'era, però... cioè... Quindi copriva alcuni uomini di onore e non altri, insomma, questo sì, è... sì. Quindi erano certo, soddisfatti della copertura data ad alcuni uomini d'onore, questo mi sembra di capire. Non è che poteva andare a arrestare quattro lavoratori, ha mescato un po' di quello che penso io, ha mescato un po' le carte fra questi personaggi. Scusi, le faccio il passaggio per la difesa, è pagina 58, all'inizio. Le leggo questo passaggio del verbale del Borsellino Quater, in cui lei è stato esaminato, ricorderà. Dice, Scarantino collabora, con Pippino, lei parla con Pino Calato, lo salto la parte che ha già riferito, si parlava di questo episodio, Scarantino, e dicevano che la Barbera lo stava portando a deviare queste indagini verso queste persone che non c'entravano niente. Cioè, questo mi hanno detto, parlando pure con Pino Calatolo, si parlava di queste cose. Ora dico, queste persone che non c'entravano niente erano uomini d'onore. Queste persone, sì, no, non erano uomini d'onore. Questo Scarantino non era uomo d'onore. No, scusi... Scarantino non era uomo d'onore, lei l'ha detto. Sì. Però i destinatari delle dichiarazioni di Scarantino erano personaggi appartenenti a Cosa Nostra. Lei ha fatto riferimento a due persone che sono Profeta e Scotto e altri ce n'erano. Quindi, insomma, la cosa che vorremmo capire è quale fosse la soddisfazione che questi uomini d'onore che lei ha nominato palesavano in sua presenza... a fronte del fatto che insomma le indagini comunque sia colpivano degli appartenenti di Cosa Nostra, c'erano dei contrasti all'interno dei mandamenti per cui c'era un favore verso l'uno a scapito dell'altro. Ma guardi, la guadagna Santa Maria di Gesù era rispetto ad altri mandamenti considerata per ragione del fatto che era diretta da Tizio piuttosto che Caio un mandamento di serie B o un mandamento che era in contrasto con gli interessi di Biondino, di altri, di Madonia? No, guardi, io di quello che noi si parlava non era perché di interesse o non in interesse, si parlava che stava portando l'indagine diversamente di come erano le cose, cioè che stava facendo un bel lavoro, che queste, si parlava di questo. Il fatto che Scotto Gaetano non c'entrasse niente nella strage, si parlava pure che non c'entrava niente, che Profeta non c'entrava neanche niente, quindi che queste persone non c'entravano niente, si parlava. Tutti quelli che erano imputati dice che non c'entravano niente, sia io dicevo a Pino Calatolo, a Leone, Madonia, si parlava di questo. Ecco, con Madonia, parliamo di Nino Madonia. Nino Madonia, sì. Ecco, che lei, ci parla con Nino Madonia dove esattamente? Ricorda il... Ma stavamo andando in un processo con il cellulare al tribunale, dal Luciardone al tribunale, abbiamo avuto questo abboccamento di queste indagini che erano favorevoli a Cosa Nostra. Cioè lei riesce a estrapolare delle affermazioni di Madonia particolari su questo punto? Che si aggiustavano le cose, non ti preoccupare, si parlava di più e meno di queste... dei processi che c'erano in corso, dell'indagine, stai tranquillo che si aggiustano le cose piano piano. Sì, nei confronti della Barbera lei ricorda in quel viaggio o in altri momenti in cui ha avuto interlocuzione con Nino Madonia se ci sono stati giudizi espressi in carcere nei confronti di la Barbera?
Sì, giudizi che la Barbera stava facendo un buon lavoro, che stava portando l'indagine diversamente di come in un'altra direttiva. Si parlava di questo, ma non altro. Le chiedo, Madonia, lei ha detto che è uomo è il capomandamento delle sultane. Sì. Galeano Scotto, lei ha detto che è uomo d'onore della famiglia di? Re Suttana, sempre nel mandamento di Re Il Suttana, però mandamento della famiglia dell'Aranella, dell'Aranella. sempre sotto il mandamento di Re Suttana. Ora, io le chiedo, ma cioè, se c'è una persona, Gaetano Scotto della famiglia che è stata arrestata, Madonia non si preoccupava del fatto che queste indagini, insomma, avessero coinvolto un appartenente al suo mandamento? No, Non ha colto nessuna non forma abbiamo di, diciamo, parlato, di. non abbiamo detto niente. Cioè non se ne parlò di questo completamente. Presidente, scusi, noi purtroppo ci dobbiamo allontanare perché abbiamo l'aereo. È l'avvocato Di Gregorio. Lasciamo l'avvocato Felice Cavaretti in sostituzione. Buonasera e buon lavoro. Buonasera. Senta, a proposito dei Galatolo, cioè della famiglia Galatolo, lei ricorda se avevano interessi nella zona, diciamo, nelle vicinanze della Via D'Amelio, se avessero interessi particolari? Sì, io mi ricordo che loro avevano un terreno lì vicino alla fiera del Mediterraneo, In che punto? Vicino alla fiera, lo ricorda? ma in via D'Amelio, sì, in via D'Amelio che loro utilizzavano nei periodi della fiera, c'era un parente di loro per posteggiare le macchine, sì, era un terreno precisamente di Pino Galatolo. Di Pino Galatolo. Che lui si vantava che si aveva comprato questo terreno. E quindi lo adibivano a parcheggio. In che periodo, se lo Ma ricorda? stavo parlando sempre nel 90, 91, 92, in questo periodo. Un periodo che io mi ricordo che lui mi aveva detto che aveva comprato questo terreno, un periodo che io ci stavo facendo i lavori di ristrutturazione in una macelleria in via Ruggero Marturana, dove che lui aveva una macelleria. Stiamo parlando nel 90, così 91. Era una macelleria in società con un certo, mi sembra che si chiama Barbera, mi sembra che si chiamava questo, non mi ricordo bene. Comunque il socio che aveva la macelleria, che ho ristrutturato. Senta, torno un attimo indietro per farle le ultime domande, riguarda riguarda i rapporti di cui ha parlato già tra Madonia e i servizi segreti. A quando risalivano questi rapporti? Ma io quando sono entrato in Cosa Nostra, nell'80, si parlava, io subito dopo che sono entrato in Cosa Nostra, si parlava che i Madonia erano forti perché avevano legamenti
legami con i servizi segreti e che loro, Nino Madonia, i fratelli Madonia, il papà si vantavano che avevano fatto favori ai servizi segreti, che avevano messo delle bombe. Era risaputa, no, queste cose. Ma, scusi, in Cosa Nostra era normale. Era risaputo in Cosa Nostra queste. Avanzare come titolo, cioè proporre come titolo di merito il rapporto con i servizi segreti? Appunto, da essere aver fatto favori ai servizi segreti? Sì, era un dato di. Sì, di tanto? Sì, lei sì, è a conoscenza di altri rapporti, di altri soggetti che avevano rapporti, ma allora con avevano, questo tipo di. Ma allora avevano rapporti anche con Giada. Con Giada era una persona molto disponibile, prima con Rosario Riccobono, con Stefano Bontade, sempre con, a livello con le persone della commissione. Senta, io, con, Biondi, con Biondino aveva rapporti con Giada? Io con Biondino lui, cioè, in alcune occasioni mi diceva che Conrada l'avevano nelle mani altre persone, in quel periodo che io ero con che l'avevano in Madonia, che l'avevano nelle mani questi soggetti di Cosa Nostra. Ma io direttamente con Conrada ho avuto direttamente, ho preso visione che era con Sano Riccobono, veniva a trovare. Io quando ho fatto il processo con Giada di queste dichiarazioni già l'avevo fatto. Sì, sì, le sì. Chiedo, lei sa dove era il famoso covo di via di Vicolo Pipitone? Sì, Vicolo Pipitone all'Acqua Santa, dove che io ho partecipato pure in alcuni omicidi, abbiamo portato dei cadaveri in una persiana dove che si facevano pure riunione con i Calatolo, i Madonia, dove che loro avevano anche l'abitazione, perché era un palazzo che avevano fatto loro di 4-5 piani. Si facevano riunioni in questo? Sì, si facevano riunioni, si partiva pure da lì quando si facevano omicidi. Senta, lei ricorda se ci sono personaggi legati alle istituzioni? Sono mai, lei l'ha mai visti in Vicolo Pipitone? Soggetti io, che frequentavano quel sito? In questo Vicolo Pipitone ho visto un paio di volte il maresciallo dell'Acqua Santa, che era uno che aveva, era proprio nelle mani della famiglia dell'Acqua Santa. Ho visto qualche volta Gaetano Scotto assieme con la moto di Gaetano Scotto, veniva qualche volta Faccia di Mosso a trovare Faccia di Mosso, scusi, Aiello, il poliziotto Aiello, che veniva a trovare pure i Calatoli, che io ogni tanto mi trovavo pure lì. Scusi, lei, tanto per capire, lei sapeva che si chiamava Aiello? No, io non lo sapevo, io l'ho visto un paio di volte, qualche volta con la moto di Gaetano Scotto, l'ho visto. A Vicolo Pipitone? A Vicolo Pipitone. In che periodo siamo? Ma stiamo parlando 89, 88, in questo periodo. Subito dopo che sono 87... Subito dopo che io sono uscito, sono diventato reggente che andava a trovare Piero Calatolo, Armando Bonanno. Ho capito. Sì, sì. Quindi Gaetano Scotto aveva rapporti con questo personaggio diretto? Aveva rapporti con questo, ma io non sapevo che si chiamava Aiello, l'ho saputo dopo. Ho capito. L'ho saputo dopo. Aveva quale, questo personaggio le è rimasto impresso per quale motivo? No, ma il motivo mi è rimasto impresso perché portava, sapevo che era un poliziotto e che portava la moto di Gaetano Scotto. Gaetano Scotto aveva una Suzuki di queste antiche, abbastanza grossa e vistosa. Sa se questo Aiello aveva rapporti con la Barbera? No, no, no. Senta, le faccio un'ultima domanda riguarda queste proprio queste dichiarazioni, ossia la parte delle dichiarazioni che riguardavano l'innocenza delle persone accusate da Scarantino. Le chiedo, avendo gli atti
dei vecchi processi in cui lei è stato sentito come in cui lei è stato esaminato, le chiedo perché queste dichiarazioni relative all'innocenza di queste persone, cioè al fatto che si ritenevano persone innocenti, quelle destinatarie delle dichiarazioni di Scarantino, fossero lei, perché queste dichiarazioni lei non le abbia fatte allora quando venne sentito nel Borsellino bis, credo. Ma guardi, io alcuni episodi non mi venivano in mente, alcuni episodi, perché non è che ho fatto una militanza con un argomento soltanto. Io ho fatto tanti anni in Cosa Nostra, anche oggi mi ritornano in mente certe cose, anche di certi personaggi che magari prima non ricordavo, sa, poi passano i tempi, oppure si parla di certi argomenti. E poi c'è stato pure il fatto che io le dico una cosa, nella nostra posizione di collaboratori di giustizia non è facile affrontare certi argomenti. Essere bruciato in 448, scusate la frase, non ci vuole niente. Quindi io ho visto persone denunciate per calunnia, finite male, perché no, quando scusi, onorato, io non facevo riferimento tanto all'ultima parte delle dichiarazioni che lei rende sulla no, però volevo che lei spiegasse al tribunale perché quella parte di dichiarazione, che comunque sia poteva essere utile allora nel processo Borsellino bis per gli imputati, cioè quella dichiarazione a favore degli imputati, lei non la fece allora, ecco. Questa dichiarazione fatta, che lei ha già fatto peraltro nei processi di trattativa, Borsellino 4, sì, eccetera, sì, sì. Ecco. Quindi non è che la fa qua la prima volta, ma l'ha fatta già. Però la domanda è perché non la fece quando ne sentì la persona. Quando mi ricordo di qualcosa, poi a un certo punto la dico, perché per coscienza il problema è, in tanti processi io ho detto, ma perché non l'ha detto prima? Il problema è se me la ricordo la dico, il problema è se me la ricordo e non la dico. Vabbè. Quindi, poi ripeto pure, ci sono certe cose che magari evito pure di dire, perché noi collaboratori di giustizia viviamo in una situazione un po' delicata. Ci sono personaggi strutturalmente forti che essere bruciati, perché poi neanche ci sono riscontri. Io posso dire pure una cosa, che riscontri non ce ne sono, ma a me che me lo fa fare essere pure denunciato per calunnia e andare incontro a certe situazioni che poi è un po' combattuta la cosa, perché si rischia veramente di essere bruciato, di essere buttato in mezzo a una strada, denunciato. Io ho visto tanti colori, ne ho visto. Vabbè, signor Presidente, concetto, persone che si sono bruciate, dicendo la verità, perché io lo so che dicono pure la verità. Vabbè. Però certamente vai a trovare un riscontro, non è che in Cosa Nostra si facevano i contratti, quindi lo vado a prendere. Bene, è stato chiaro. Grazie, ho finito. Bene.